Vogliate scusarci per l'interruzione del brano, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 7.40, ora centrale, il professor Farrell dell'osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta Marte. Le indagini spettroscopiche hanno stabilito che il gas in questione è idrogeno e si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità. Allora ci vediamo oggi. Mi raccomando, se hai problemi chiama papà, ok? Ok. Dai bacino. Ciao tesoro, buona scuola. Fai attenzione. Ciao Francesca. Ciao Maestro. Ho sentito la tua voce allo spettacolo l'altro giorno, ma perché non fai parte del coro? No, non credo che faccia per me. Sì, vabbè, poi ne riparliamo, eh? Entra in classe. Marte è il quarto pianeta del Sistema Solare. È dista dalla Terra circa 230 milioni di chilometri. È uno dei pianeti più piccoli del Sistema Solare e infatti è grande circa la metà della Terra. Come potete vedere, la caratteristica di Marte è il suo colore rossastro. Ha delle stagioni che si susseguono più o meno come si susseguono quelle della nostra Terra, durante un periodo di 669 giorni marziani, che equivalgono a 687 giorni terrestri. Come ti chiami? Elliot! Non puoi stare qui, devi nasconderti. Appena vanno tutti via, ti porto con me, a casa mia. Casa tua è Marte. Vuoi che ti vengano a prendere, vero? Ma come puoi contattarli? Qui Luigi, e che ci fai qua? La maestra mi ha chiesto di prendere un libro. No, vieni, vai direttamente in classe, vai, vai. Qua non puoi stare. Sì, certo, vuole chiamare casa e si chiamitti. Come fai a sapere? No, aspetta, si chiama Elliot. No, no, calma, è buono, è un extraterrestre, è vero, ma è buono. Vuole soltanto tornare a casa, sul pianeta Marte, dobbiamo aiutarlo.
Come possiamo aiutarlo? Una volta ho visto un film dove per collegarsi con gli UFO usavano la musica. Sì, certo, è un linguaggio universale. Loro creavano un motivetto, possiamo provare a ripeterlo. Possiamo chiederlo al coro. Un attimo soltanto. Maestro, posso parlarlo? Certo, un attimo soltanto, ragazzi. Ti sei decisa a far parte del coro? Sì, farò parte del coro, ma mi deve aiutare, cioè aiutarci. Certo, chi deve aiutare? Non si metta paura, è innocuo, vuole soltanto aiuto. Ok, bambini, non spaventatevi. Vai, che ti aspettano. Alieno, ma cosa dice, maestra? Sarà stato un calo di zuccheri. Com'è andata? È stato... fantastico.